E pizza voi, ne? E c'è cazzo. Beh, visto che state tutte, mo m'hanno la sigla, cucchiatevi buone buone, che qua stasera mi riaccende il motore, porca di quella puttana troia. Vai, sigla! Come minimo, prima cosa che avete a fare, pigliate il link di sta diretta e condividetelo con qualche persona seria. Non di quid proprio che, no? Che bevono, capito, il caffè con il mignolo alzato. Oppure facete una condivisione anche una mano, non lo so, c'è cazzo che le facite, facite, porca puttana. Questo vento guida tu che è più facile. L'IDR è quasi a corte, uno di noi muore, squasciamo un cuore come spartiamo il tuo guero gawè. Dai, dai, me la sei tu o te la so io. Vabbè, va, ma giuruto. Buonasera, bagno, buonasera a tutti, come state? Alla grande, immagino, che ho buttato lo sangue. Oh, stasera a vedere, qua, qua non saccio proprio dove ammazzeccare. Qua, ma avete, voi avete a dire che se succede, perché io, a malincuore, manco dalla Puglia, bagno, quindi... Mi hanno fatto sapere che c'è una situazione da lockdown. Come cazzo? Come cazzo? Al lockdown la mugerata a rete di morti, di la droga. Comunque va, stanno varie cose che... Varie cose, stanno 3 miliardi di cose che si può dire. Però una cosa più interessante è, ma ci cazzo l'ha vinto l'elezione? aspetta, e stanno quindi che sono convinto che... Capito che quel dodro pizzarrone dai, che aveva contro a Trump ed è uno garbato. Questa è la cosa ancora più assurda. Che qua stai da scegliere, ci da pigliare la pizza con la merda o lo panzerotto con la merda. Ehi, che c'è? Non lo so, pure Antonio stai. Anto, e pizza, ne? Comunque, niente, come ho scritto sopra la descrizione, qua da cazzo c'è, qua sopra, ci volete essere chiamati, mettete un numero vostro, che vi chiamo subito e vi chiedo che cazzo sta succede. Tanto sto, tengo una lista di persone che gli chiamare stasera, che sicuramente tutti quanti non ci mi rispondono. Però, mo vi dico, insomma, ma ci rispondono o meno. Beh, come state? Che cazzo ti scrivete qua? Come una pizza, Antonio. Sempre serafico, id. E niente, va, fammi levare sta scritta qua che mi ha rotto già le coglioni. Andò,
Testo qua. Ah, niente. Ci va a mettere qua, mettere ancora una cosa, no, poi non mettiamo niente. Allora, facciamo, vediamo se cerchiamo a becca qualcuno al telefono, l'ultimo che accappa, vediamo ci chiede. Oh, prendiamo una persona che, a parte che è un cuglione, però, capito, stenta in un periodo particolare, perché è una di quelle persone che appunto in questo periodo di lockdown sta in un poco penalizzata. Io direi più penalizzato che penalizzato. Ma mo vediamo. Allora, ci volete proprio dopo un numero suo, se non ci cagato lo cazzo dalla mattina alla sera. Allora, vediamo. A dove stai? Roberto Borsi. Sì, Morfè. Uè, Robè. Roberto ti chiama, un bello nome tiene. Ma, vediamo se risponde questo. C'è voglia sacci, perché ormai non si capisce più un cazzo, ogni regione tiene le regole sue qua. E invece dice Ciro Scatigna, carne Ciro. Nah, non ci manda a rispondere quel ricchione. Dici che non ci stai a fatiare, ci mi stai a pigliare per culo. Ah, questa me la paia. Cittaci. Cittaci. Si vede che queste fatia di chiù. Fatia entra nella libreria, quindi forse fatia di chiù. Probabilmente non ci te segue le regole, sto ricchione. Sì, sto inguaiato, non ci posso fatiare. Il bar chiuso alle 6. Ora sono le 9:40 e questo concio mi risponde. Vabbè, va. Preoccupa. Proviamo anche un altro. C'è uno che l'ha già visto in la chat. Lo chiamo subito. Dov'è? Dove stai? Perché qua abbiamo diversi tipi di lavoratori qua stasera. Teniamo baristi, teniamo pure meccanici. Luigi, io sta mi rompo lo cazzo, compa. Lui, che butto lo sangue, pure tu. Dove stai, Lecce? Mannaggia, tu iodro. Se vuoi a Lecce, meglio che non ci stai a Perugia, senta a me. Domenica, dice domenica. Andrea Fanula, che risponde, che c'è cuglione? No, ma quello chiama Arredo, poi vi divertite quello. Quello che hanno uscito, secondo me. È un bello bar. Eccolo. Dom'è? Buonasera. Buonasera. Allora, Vagno, prima che andiamo avanti, vi presento Domenico, che già abbiamo fatto un paio di cose insieme in passato. Domenico Abbiamo già lavorato assieme, sì. non so da dove cominciare. Un meccanico, ma non un meccanico normale, nel senso che trasforma le macchine, sto Cristiano. Dove si Da buon trova l'officina, trasporto. Domenico? Dove si trova l'officina? Borgagna di Melendugno, però poi io mi sposto in varie sedi, quindi sono sempre in giro per l'officina qua, là, avanti e indietro. In pratica, dove vedete la macchina di Kit o di Starsky e Hutch, sta in mezzo Domenico. Sì, vabbè, dove c'è macchine strane, ormai lo sanno, quando vedono una macchina particolare, o troppo sportiva, o troppo tamarra, o troppo... è Domenico, non c'è cazzo da fare. Domenico. Non c'è bisogno neanche che mi vedano a me, è domenico, boh, basta. Mi chiamano e dicono, qua c'è una cazzo di macchina, ma si tia o no? Sì, sono io. Borgagna di Melendugno. Tra l'altro, hai fatto pure il doppiatore e lo stuntman. Che Certo, sì. butto lo sangue. L'ha già buttato sangue, Ne tanto l'ha già butta. buttato, ancora l'ha già buttato. Sono tutto ricostruito, frate mio. Sente qua, Sostegno domè. l'osso sano. Sente qua, com'è la situazione? La situazione è general lì arancione. Arancione, arancione, cioè, che cosa significa? Perché io sono proprio discollegato Ma dai guarda, media. io sì, dicono che è un po' in allerta la cosa, insomma, dicono. Poi non lo so, io ti dico,
mi farei quasi odiare se dico cosa penso, però è meglio come stavo zitto, perché è meglio, perché a me sta a fare tutta una puttanata sta cosa. Ah, non ti Cioè, perché preoccupare, non è qua poi dici vero, quello che vuoi. non può essere che non, cioè, che non ci sia niente, cioè, la cosa c'è, no, per carità. Però, boh, la stanno gonfiando più di quanto dovrebbe essere, perché alla fine tutto questo casino, io non sto a Luigi qui, poi, sinceramente, poi senti, vieni in ospedale, io sinceramente in ospedale ci sono quasi tutti i giorni per Sì, mia madre deve andare a fare visite, ha avuto mi dei dicesti. tumori, quindi... E quindi voglio dire, ci sono, non è che non ci sono, ma tutto questo casino non lo dice io. Quindi, boh, c'è perché c'è, nei vari posti, nelle varie, Sicuro, ma sicuro. è casino che fanno tra. No, no, c'è il casino, sta pure qua. Io sto dislocato in Umbria e ti posso dire che pure qua c'è un casino totale. C'è ovviamente le persone che ne hanno bisogno, e poi sta quello là che c'ha una stronzata, però amici che lavorano all'ospedale mi hanno detto che alcuni si, cioè al minimo, alla minima puttanata vogliono farsi ricoverare. Sì, ma perché poi Tant'è magari non c'hanno un cazzo e credono di avere, perché c'è tanti fissati, cioè, secondo me il 40% delle persone sono fissati, sono tuppati, come dico io, pensano di averlo, come sentono, come hanno una febbre, subito boom, e scappano in ospedale. Poi magari c'è quello che veramente ce l'ha, che non c'ha un cazzo, non se ne accorge nemmeno, perché comunque, come dicono, è un'influenza che però se prende a persone che stanno, che comunque gli può fare male, ovviamente sì, scappa è tutto. sicuramente una cosa anomala, ovviamente, però È una cosa è. anomala, questo non c'è, Sì. nessuno lo mette in dubbio, però... Oh, io mi sono passato la peste, io mi sono passato tutto un mare di malattie, grosse, grosse, grosse. Quello che mi fa pensare a me è che, cioè, io ho fatto pure il militare, non è che non l'ho fatto, quando andavamo a fare incursioni o andavamo a fare qualcosa ben fatto, voglio dire, portavamo una maschera antigas per... Mo tu mi dire che è una mascherina di pezza, boh, vabbè, lasciamo stare, sennò Sì, apriamo no. discorsi che non voglio manco principarlo, guarda. No, è interessante che qua in Umbria, a Spoleto esattamente, a 40 km da dove sto io, hanno chiuso proprio l'ospedale, l'hanno fatto solamente come ospedale Copiz 19, quindi si sono rivolte tutte le persone, perché ovviamente di pizza e tutti loro che tenevano cancro, cose, c'è cazzo da Sì, fare. no, no, non se ne sente più, nessuno c'è il cancro più, basta, è finito. No, è una situazione strana, proprio strana. Se si pensa proprio al fatto che, per esempio, a chi non sta adoperando questi sistemi di mascherine, lockdown, come in Svezia, per esempio, la curva di tutte le infezioni, tutto lo stesso, è praticamente la stessa che stanno avendo tutta Europa. Quindi, praticamente, come se non stesse facendo uno cazzo. Certo, Anche perché certo. una volta che finisce il lockdown, poi torniamo di nuovo. Cioè, non è che lo virus piglia e se ne vai a casa, dici, Sì, non è vabbè, che va, dai. scade, cioè, non è che tiene una scadenza, ci Quindi credo. È dice, vabbè. scaduto, dai, Senti possiamo dimissire. un po', ma con queste restrizioni, questa arancione qua, c'è succede per i meccanici? Perché per i bar e i ristoranti più o meno ho capito, per i meccanici c'è se succede. Capra picca fallimo tutti quanti, Cioè, no. io. Già con gli eventi che organizzo, eventi, manifestazioni, siamo stati fermi. Già un anno che siamo fermi. Non si può fare un cazzo, zero, niente. Ho perso non so quanti matrimoni, 18, 19 matrimoni, Manca. compleanni, non te lo dico, raduni, non ne parliamo, manifestazioni in Italia, fuori, all'estero, macello, non ho perso il macello. E vabbè, con quello diceva bene, meno male che c'ho dell'altro da lavorare. Chiaro. Però ti dico, giustamente noi lavoriamo anche con la gente che gira queste macchine, se stanno già a casa ci affatichiamo noi. Sì, capita magari quello che gli zumpa la batteria o c'ha la problematica che lo lascia a piedi la macchina e gli rimpiglia la panne, però voglio dire, per tutti la stessa cosa, cioè, è inutile stare anche aperti a volte, però tocca stare se servi, nel senso. Beh, sì, se la cosa può consolare, diciamo che sto casino sta succedendo in tutto il mondo. Sì, beh, consolare, è una brutta, una amara consolazione, però Amarissima. diciamo Sì. così. Però per quanto riguarda invece la manutenzione, cose, ricevi ancora macchine all'officina, cose di questo genere? Sì. Poi noi
abbiamo, quindi non, lavorare lavoriamo, certo uno non può lavorare come deve, insomma, perché comunque noi poi trattiamo anche le 500 d'epoca, tra le altre cose, le ricostruiamo proprio, le mandiamo più che altro fuori, all'estero, Ah, però ok. siamo fermi con quello, siamo fermi. Io adesso stavo iniziando a ingrandirmi, anzi ti dico proprio una cosa in prima visione, diciamo. ma poi ho fatto mezzo passo avanti e poi ne ho fatto uno indietro, perché sta a me fermo un attimo, non si è fatto una cazzata, Beh, sì, non si sa che cazzo da perché succedere, non insomma. aspetto che mi dicano gli altri quello che devo fare, perché se aspetti il momento giusto, oggi mi sono visto quando era la settimana scorsa. Il momento giusto è sempre il momento giusto, se aspetti il momento giusto, mori e non hai fatto quello che devi fare. Chiaramente. Quindi Com'è la situazione là dove stai tu? Le regole vengono rispettate? I cristiani si sono cagato sì, guarda, lo stasera siamo andati io e Ed China. Non so se guardi a fare quattro ruote, noi facciamo bestemmie a quattro ruote. Io e Aldo, Ed lo chiamo io. Che Ok. sarebbe quello, a prendere un caffè. Sono passati proprio, erano le 6 meno 10, così alle 6 meno 10, 6 meno 5. Eravamo lì che stavamo pagando. C'erano già i vigili che giravano, che dicevano: mi raccomando, chiudete, vi va, rompina Lugazzo. Insomma, quindi, no, no, diciamo che Lecce è una città che le rispetta le regole. Per quanto non si direbbe, diciamo, quanto non lo pensino in Alta Italia, le leggi le rispettano, almeno qui nel Salento si rispettano. Sicuro, sicuro. Anzi, io credo più che altro che, almeno per quanto vedo che qua in giro, a centro Italia, già ti dico che li rispettano, diciamo, una volta ogni 5, quindi. Sì, no, vabbè, poi ognuno si rompe un Però, cazzo ogni sì, dai. tanto, la gente mi dice anche stancata, per carità, perché uno dice: vabbè, c'è giù morire fame, cioè, un pezzo da casa Forza. con un morito di Covid e sta già a casa con un morito di fame, allora Poi, facci io diciamo sono appena morti. tornato dalla pizzeria che, tra l'altro, è ormai un amico. Ha preso in gestione la pizzeria questa persona di Gravina di Puglia, e oggi sono andato a prendere le pizze e io ero l'unico in tutto il ristorante. Una situazione veramente triste. Sì. Allora, Macchina il che poi. cappellaio matto ha detto di a Domenico che lo saluto, il cappellaio matto. Grazie, è il mio collaboratore del Sin Nervoso, il Cappellaio Mazzo. Ah, hai capito. Il Cappellaio Mazzo è una sezione staccata del Team Nervoso a Lecce. Lui ha un negozio di batterie. Puro. Facciamo pubblicità, no? Al negozio di batterie del Team Nervoso, Come che si chiama c'è il negozio di batterie? la batteria a La batteria dove si trova? Lecce Lecce. via. Mola via, mamma mia, sai Manchester, che io oggi ho guarda. fatto mille incidenti, non mi ricordo un cazzo, fratello mio. Senti, dov'è? Qual è la T'ho cosa sempre che detto, non mi fare domande. se mo ti racconto una piccola storia veloce. Io la cosa più rischiosa a livello di macchine truccate, io trasuto sopra un chianato, più che altro sopra un Fiat Punto che aveva il NOS sopra. Qual è stata invece la cosa più assurda che tu hai fatto sopra una macchina di questi generi? La cosa più assurda che ho fatto sulla macchina, io le ho fatte tutte le cose più assurde sulle macchine, sulle moto. Sparane Guarda, una. se ci fosse in onda mio fratello, ti potrebbe dire che una volta abbiamo fatto Albenga Nizza in autostrada, eravamo una ventina di moto e stavamo andando in Francia perché c'era una festa bella grossa, che facevano la festa delle arance, non so che cazzo di festa è, comunque. Vabbè, siamo partiti, sono arrivato lì, che appena sono arrivato lì ho spento la moto, è sceso dalla moto e mi fa: dove cazzo è la stazione? Ma fa un culo a te la moto, me ne torno in treno, mi fa. Ma sai a quanto eravamo sulla ruota? Quanto eravamo? A 2,70 eravamo sulla ruota. Oh, vabbè, ci potevo fare anche di più. No, io intendevo proprio, c'è modifiche assurde fatto su qualche macchina. Modifiche assurde
Ford ha fatto un casino. Abbiamo fatto sulla 500, per esempio, abbiamo montato motore di un Kawasaki 1100 per fare le gare in salita ad Albenga. Usango. Ma camminava da paura. Apparentemente uno porcino era allora. Sì, io ce l'ho una 500, è il mio mini Porsche, una 500 d'epoca, tra le mie macchine d'epoca ce l'ho una. Infatti lo chiamo il mini Porsche. Poi Il mini Porsche. vabbè, poi c'è il Generale, Supercar, l'Autoretto Car, che quella c'è il nostro. Oh, io ho la batteria Lecce Store, piazzale Bravissimo. Rudiae. Ecco, Piazzale Rudie, Rudie, ah, quella lì. io ho letto Rudiae. Non ci voglio corto, non ci voglio Tu corto Rudy Tong. sta detti troppo all'italiano, tu, voglio. Rudiae. Rudie. Rudy, a posto, mo lo sapimo, cappellaio matto. Ma stai ancora in linea o ti ha dormito già? Ha detto grazie per la pubblicità, come compa, a disposizione. Ok. Ma io sono al Metti i telefono e quindi non sto poster vedendo. di Fagianotti al negozio, tanto non ne teniamo poster. ci Ma sarà. ho già detto quando scende torna qua e con Begna li facciamo un paio dei giri. Sì, compa, appena è possibile, non vi che cazzo un culo. Vabbè, mo c'è cazzo a fare. Purtroppo. Veramente. A qua Natale, Purtroppo. non lo so, mi sa che lo presepe a casa non lo portano. Sì, no, i remaggi non porteranno più oro, incenso e mirra, porteranno la mucchina, guanti e mascherine. Sì, hanno poco di fumo, magari. Va buono, va. Compa, mi ha fatto piacere. Grazie, E piacere mio, poi per il sempre doppiaggio di Toretto, domani, dopodomani, lo aggiusto io quello che abbiamo fatto. di te. Ok, va bene, ok. Così lo pubblichiamo, lo facciamo vedere. Perfetto, Va ok. buono? Ciao ragazzo, Ciao, ciao a Aglio. tutti. Siamo un piacere. Ciao. Mannaggia, va. Cappellaio matto. Allora, la batteria. Comunque, cappellaio matto, dai, che dici una cosa. A prima acchito, io pensavo che era un negozio di batterie, cioè quindi personale. Quando ho visto la fotografia della batteria, io ho capito tutte cose. Anche perché da faccia stava scritto. Cos'è che stava scritto? Batterie, biciclette elettriche, moto, auto, camion, trattore, muletto, yacht, camper, carrozzina elettrica. Quindi inizialmente pensavo che era un negozio di batterie, proprio di strumenti musicali, insomma. Però alla fine sono sempre batterie, cioè cazzo, no? Comunque, va, fammi provare a cagare lo cazzo lo barista, perché è il barista che mi ha da rispondere. Perché qua i baristi mi sa che sto ne fanno un brueghi, no? Che vanno a chiudere alle 6. Ci vuole a chiudere alle 6. Oh mamma mia, scusate. Dov'è qua? Ma eccolo. Vediamo. Ci risponde, mo. Il grandissimo ricchione. Tanta po' la pubblica arredo sta puntata. Almeno se la sente quanta volta gli ho detto che è un ricchione. Forte proprio questo qua. Ha detto chiamami. Aspetta, ora ci mandiamo un audio messaggio. Vediamo. Aspettate, siamo tutti in diretta. Un bello audio messaggio. Marzio, ti ho chiamato 2 volte con butto lo sangue. E non ci rispondi. Sei proprio a grezzo. Aspetta, e mo lo facciamo sentire pure in diretta, eh? Sto cenando, aspetta. Marzio, ti aiutiamo da 2 volte con butto lo sangue. E non ci rispondi. Sei proprio a grezzo. Comunque qua, vediamo un po' in chat se succede. Prima chi ha visto Peppo. Dove stai Peppo? Sono asciutto già? Scalone. Ehi, carnazza a tutte. Carne, beh. T'apposto, che si dice a quello vanno. E poi c'è qua Andrea Fanuli. Cari Spunni. Ah, qua sta Luigi.
Andrea Fanuli ancora, rascate e non pensate a niente. Beh sì, quello si cerca di fare, sempre. Ciao, dillo a Domenico, questo l'ho già letto prima. Arance allucinogene. Che è proprio. Grazie alla pubblicità. Ovvio, ovvio, questo non ho capito. Cappellaio, buonasera, dice Dario D'Adamo. Uè da. Spiega, mi è caduto un attimo la linea. Sto ancora. State ancora? Ma chiamò. Ma è caduto un attimo la linea. State ancora? Mi sa di sì. Peppu, stai qua. Tonio non ci vuole chiamato. Qui sta cenando. Fammi chiamare a Nubusanese allora. Qui tu risponde sempre. Le muerte di la droga. Che cazzo. Vediamo qua, a Pusano, ma c'è. Diciamo a Pusano, dice che è stato lockdown, tutte quante a fa puttanate sto cenando. Servizi di segreteria telefonica. La puttana, mamma, è a pecorina. Visto, ma visto te fa dio pure qui. Tutti sto ne fa dio. Ma chi che ha detto che non ci stai fatiati, le muerti loro? Dimmi, c'è altro stai qua. Sopra la lista. E a questo punto, mo, chiamiamo. Sacci ci chiamiamo. Usacci ci chiamiamo. Fammi sapere chi sei. La tua voce la conosco, fammi sapere chi sei. Ma la voce mia o la voce di Domenico? Comunque. Peppo dice, c'è stato da dire, oggi primo giorno già mi ha giusto un pigiato le coglioni. Questa è poesia. Capo di pizza. No, ho visto risponde per forza. Speriamo che risponde. Anche perché. Ecco qua, eh. Tanta qui sta cena, qui dopo si sta facendo la sega. E mo vediamo. La voce mia, è la voce mia, compa. Non lo so. Ci sta entra lo giro della musica, mi sono tutto cantare. Non ci sta entro il giro della musica, mi sono tutto fare doppiaggio di Morpheus e puttanate di quel genere, insomma. Ehi, mi sa che. No, niente, pensavo che erano su delle lezioni americane. Ancora qua fino a Natale se la tirano. C'è storia. Come si sto nel raglio, no? Comunque, ce la mai chiamare Alessandro, Ede? Adesso c'è rispondici, ti chiamo, c'è dice? Giusto 2 minuti, eh? Non è che dagli cagalo cazzo. Vediamo. Cazzo ci sono le numeri qua, sti smartphone. La pizza. Eeeh, mo' arrivato. E in chiamato veramente precisa alle 10 arrivi. C'è fatto fino alle 10? Dimmi, di. C'è fatto. Aspetta, Alessà, fammi cagare lo cazzo a questo che ne tiene proprio bisogno. Vediamo. Vedimo. Ah, fa come Non aspettava. rispondi. C'è cazzo Non ri... vuole? Che nulla. Ah, ragazzi, direttamente da Faggiano. Cristo santo. Zona Su. arancione, quasi rossa. Arancione quasi rossa. Morgone C'è strumenta Cristo ste lamberta. facce. Senti, non fa. Le patatine ste mangi? No. Pizza. Face proprio amaro lockdown. Cristo. Tutte le veleno, sempre male da bacco. Stavo dicendo, stavo sperando di Ti stai vedere. mangiando lo tabacco che ti faccio venire la Frevis con me. Bravo, bravissimo. Spara. Volevo vedere The Mandalorian, la seconda puntata. C'è cos'è che da Cos'è da vedere? vedere? The Mandalorian di Star Wars. Me The manda Lorian? Mandalorian? Ma che cazzo ne sei, Roberto?
Che cazzo Che stai cazzo stai dicendo? dicendo? Ho detto, mi volevo vedere la puntata della serie TV che stanno facendo The Mandalorian. Aspetta, fammi Aspetta, scrivere. fammi scrivere. The Mandalorian. Mandalorian. Senti, metti lo Senti, metti muto alla voce lo mia di voce mia di pizza, pizza. che se sento Cosa pure sento torna pure in torna le cuffia. cuffie. Aspetta. Attendi la voce, purtroppo. Vecchiato. Aspetta, eh. The Mandalorian. E c'è cos'è riguardo il ritorno al futuro? No. No, Star Wars. Star Wars. Fa vi come cazzo non ste pronuncio. Io gli ho scritto The Mandalorian. Così, Mandalorian, tutto attaccato. Ah, Mandalorian. Eh sì, E Mandalorian. prima hai detto The Mandalorian. Eh beh, The Mandalorian, così si chiama, il Mandaloriano. Ah, The Io era Madonna. capito, ti manda Lorian. Ah, mica sei solo impedito. Ah, io sono impedito. Tu dici The Mandalorian. Se manda, se vaffanculo te mando. Parlo siciliano. The Mandalorian. No, mo lo sto metto proprio in prima pagina, così lo vedono tutti, c'è puttanata di ste video. Ah, bello. Ci stava Pompeo pure in diretta. Diciamo, stai, non ci Qui c'è un sta pure, sistema sì. e Pompeo in diretta, lo sa perché stai la diretta, se non ci stai volutamente se nasciuto. Non lo so. La sape longa Pompeo. Comunque La tu non sape. sai una cosa, io ho lo Di. paesino dove vivo io, Me? perché adesso mo lo sputtano a tutte quante. A proposito di Star Wars, lo paesino dove vivo io, c'è un grandissimo ricchione bastardo. Che si è comprato un intero monastero e ha pagato 6 milioni di euro con lo restaura. Ma te faccio adottare, visto. Citta. E questo signorino qua non è nient'altro che George Lucas, un regista di Star Wars. E mo Addirittura. va che fa vedere la casa e stasera non mi fa le pugnette sopra sta casa. Tutto quanto in diretta. Aspetta. Addirittura. George Lucas gli ha dentro lo paesino tuo. Sì, entrano in un monastero. Ma dopo faccio vedere pure questi video e fotografie sopra la diretta. Ho perso conto de. No, non sto vedendo un cazzo. Ah, non stai vedendo un cazzo. Poi lo vedi dopo, ma non ti preoccupare. Allora, vacanze. Aspetta, aspetta. Qua Roba di. invita a Robert De Niro. Pace. E sta casa è piccolina, è in un monastero. Ah, piccolina, sì. Sì. E tiene praticamente 11 appartamenti dentro. Cioè, povera, ma non è che lo paesino tuo stai in talo monastero. No, stanno poco fuori. A posto. Vedi, Guerre Stellari sulle colline Umbre. George Lucas fa vivere al convento dei ex convento dei Cappuccini. Mo invece delle cappuccine si fanno le Delle capocchie. capocchioni. Allora, ex convento, ma se vi vedete le foto avete a fare un po' di risate. Ex convento Cappuccini. Aspetta. Comunque, ci sono fatto. Perché ieri eravamo alle 10? Ci stai facendo? Diceva arrivare alle 10, che volessevano poco. Fino alle 10 tengo l'uscita libera. Ah, beh, Pare che avevo scommetto, non dato. tenevi uno cazzo da fare. Dicevano giusto perché tengo l'uscita libera, che se. Sì, voglio dire, dopo l'ora d'aria l'avevo data, voglio dire. Non sono chiuso proprio del tutto. Ok, ora sto a farti vedere le fotografie, anche se tu non le vedi. Spero che loro le vedano. Poi le vedo dopo. Poi le vede dopo. Oh, questo è un ex convento. E questo è George Lucas, non è che vive qua, ovviamente. No, cioè faceva la spesa ogni giorno che lo No, incontrava e ci diceva, ehi, Star Wars mi faci cagà. dai, sono Però le bugie. musiche sono belle. Meno male. Diceva io. Ah, ma Vabbè, io vabbè. giro le foto e te le descrivo. Ok, la prima foto c'è scritto che sono 25 ettari. Ora non so quanta sono 25 ettari, perché sono ignorante come una tavola su queste cose. Però dovrebbe essere un bel po'. Figurati quanta redalia poteva cantare. Sta mansione qua, puoi vedere, vabbè, giriamo pagina. Qua c'è una piscina, la prima piscina.
con un sentiero in mezzo al verde, in mezzo a un sacco di arle, d'alie e di cipressi, e c'è cazzo odore, non saccio. Poi c'è una. Non so, non, sto sopra la terrazza, con due tavole, sto in immagino, con la vista sul lago. Poi qua entriamo, la strada, no, la stanza principale con un piano, c'è un pianoforte a coda, c'è un camino. Ma che vedi le foto veramente, compà? Stasera c'è cazzo da fare delle film porno. A posto, meno Vedi, male che sei t'agghiucchiato pure da giallo. fa stasera. Stai a noi e sì, della fotografia, che diciamo passport a fantasia. Sì, a un punto sto pure dalla nuda, non ti preoccupare. Oh, Ce ne sono Madonna. per tutti i gusti. Ah, ecco. Poi. A me sa che poco nazzi con Sì, le sì. Vananzi, che io ne fotografie. vedrete. Beh, a pianoforte. Mo' qua c'è una mansarda dove sono un divano schifoso. E c'è un quadro di Quo Vadis, Soblo Camino. Questo sarebbe il secondo salotto. Poi c'è un altro divano, un altro salotto. No, io ho perso già lo conto delle salotte, Ma sinceramente. secondo te si oggi una manda se pezzetta a nord? Di Questo. chiamò la pipo casa. Se questa vedo ce la riesco tutta la spiego. Ok? Questa è della sala da pranzo. C'è una tavola, sai di quei film dove fanno le gialle, dove c'è tipo un tavolo che fra uno che le due tipi che stanno a capo tavola stanno a distanza di 40 Non è metri. credibile, ma da passare lo sale, Hai secondo capito? me. E c'è una stanza del genere, circondata da una libreria. Roba di. C'è lo tavolo sta in mezzo, la distanza fra lo tavolo e la libreria deve essere minimo di 4 metri per farti capire la grandezza della stanza. Insomma, un E bonus monopatti non si può pigliare. sopra c'è praticamente una specie di soppalco, una specie di secondo piano, però solamente con quello balconcino. Sì, Quindi mentre loro perfetto. mangiano, tu puoi scendere sopra e vedere come sto E ne poi mangiano le sputello lo querce. piatto. Ci vuoi, sì. Tutto in capo. E non parlo dei candelabri di quelli Ma chi giganteschi. chiude che ste chiome? Sempre con vista sul lago. Poi niente, questo è lo primo piano. Sempre Insomma, della sala vista da sul pranzo. lago, Steve. Poi stai la cantina. Stanno 200-300 vini a quanto pare qua. È il primo che si vede sopra la. Che cazzo è? Sky. Oh, c'è puerco. C'è veramente un puerco. È veramente un puerco. Se c'è ste l'uvino. Ma questo gli fa lo zoom perché lo devono vedere tutti quanto è fanatico questo bastardo. Ste l'uvino. In prima. Tu che ti piace Star Wars, deduco. Ste in prima. Come si dice? In primo piano c'è l'uvino suo, si vede che c'è scritto Skywalker, si chiama l'uvino Cavacid. C'è Fanatico. coglione. Skywalker. Vabbè, poi Fanatico. c'è la sala con la bazzica qua, con la biliardo. Immancabile. C'è lo cuoco pure. Secondo me lo cuoco vive in da quella casa. Tutto Eh sì, a l'anno. voglia. Lo vedrà dopo un mese per quanto è grande casa. No, io qua c'è. Era buono giù una volta al mese. Ah, poi c'è il piccolo cinema. Si è fatto fare un piccolo cinema. Ovvio. Beh, ci mancherebbe. Che dice che ha invitato Robert De Niro che si vedono un film di John Holmes. Quale film? Robert Ramene fa quarantena qua, Qua sento solo. sta una foto con il fuoco e c'è uno che assomiglia a Dario. Ha già fatto l'ufonico. Poi c'è un piccolo campo di golf, piccolo. C'è una che Interessante. sta a Fatia, c'è la palestra, c'è la zona spa, altra cucina, bosco, cioè faceva veramente schifo. Guagnò, San Giorgio c'è Lucas. schifo. Mo' sto a farsi vedere i bagni, è meglio se non ce li vedo. Bagni C'è reali. porco. Addirittura secondo me te ne qui con l'istruzione culo. Sicuro, automatico, ho intelligenza artificiale. Vieni qui, che ti stuccio il culo. E veramente un giorno gli sono passato pure di questo monastero.
E stavano un paio di tizi con lo Kalashnikov, però gente tranquilla. Facevole, va. Cioè, ogno, vi Mi rendete dicevi se conto? erano colpo, mi dicevi no, erano do colpi. Ho visto in un bagno capare praticamente una cabina telefonica antica. Mo tu non la puoi vedere, però te lo sto a dire, è così. Cioè, Ma piccino allora. che schifo. Vabbè, comunque, mi ho fatto venire un poco di peluche. Ah, Mutato poi un tenne pure capeggia giù. una cappella. Non ti pensare alla cosa che pensi No, tu. vabbè, Tenne una cappuccino, mini. cappella. Una cappella fatta su misura, cioè in pratica tiene una piccola chiesa, un Famosa santuario, chiesa. tutto piddo. E niente, va. Quindi questa è la notizia di oggi, non so com'è che è stato fuori. Giorgio Lucas, che abita nel paesino Roberto. Capito? Muertacci sua. Comunque, Anche va. Vediamo un po' di commenti. Tu intanto, ma dici. no, io intanto oggi volevo salutare il nostro amico Mbaiangelo, che fa 2 mesi che manca con noi. E pure la profetta lo salutava pure con Cremone, che sono loro si stai piscia pure Non so, ci speravo che non me lo ricordavo questo fatto, ma forse è fatto con bene. lo so, e la fa, oggi l'ha chisucchiato, sono 2 mesi, salta, salta. Tengo pure uno. Un mezzo ricordo qua sopra. Gliasò. Vabbè. Ci hai Niente, comprato ci quando è stato fuori di casa oggi stasera? Ci stava in giro. Senti, mai visto con Valentina? Valentina Menzera, che oggi è il suo compleanno. Augura Ah, Valentina. Ho auguri, auguri. fatto l'anno di Cristo. Ah, pizza. Quanti erano? 27? Ah no, No, pure tre. è Kurt Cobain, sì. No, più famoso Gesù Cristo. 33 anni. Allora, Fabio Zaccaria ha detto: digli a Marcello, va a Cork di che orario? Dilus, ma ecco, chiudito se mi ricordo. Questo è No, zio Antonio soprattutto Rò. delle carni a Fabio. Di Avete Antonio, stamattina l'hai sentito? chiocchiato. Stamattina l'hai chiocchiato pure a pestare, Antonio. No, stai buono, stai buono. E mi chiedevo cazzo suono. Ha detto zio Antonio, ha detto pizza, vabbè, ma stai in Umbria o sopra nostri pianeta? Non so se c'è che scrive in latino quel dottore. Sopra nostri pianeta. La clausura è stata. Tanta piacere alla pizza, a te e Frosch Lucas. Non ne tieni figlie, ha detto Fabio. Non sa cucinare. Poi si dice Susanna Serletti che ti invita da Gerardo. Beh, sì. Ci sappiamo che è di Gerardo. Susanna Serletti, ma Peppo la Panocchia è collegato. Ma ognuno Ma c'è poi non è che le cappuccine a cappella a Panocchia non posso. Zio Antonio dice quanta tumulo so. Riferito alla casa, immagino. Si è cattato lo monastero, così facile mangiare il bacio. Lo può essere. Ha detto Luca Francis Bellone. E mi sa che tiene ragione, Luca, però capi, così facile tutto un 6 milioni di euro, così facile mangiare, voglio dire, un poco esagerato. Pizza, ma piaceva tiene d'oro. Andrea ha detto a me menate mentre la cantina. Ah, sempre riferito a. E Fabio, Fabio, ma Fabio è fa Fabio e va a Cork de Baccalà. Fabio, come stai per la gambusa? Fa, c'è se succede la gambusa? Ehi, c'è se succede? Come. C'è se succede la gambusa? Con te l'aglio, Marce, non con Fabio. Ah, pensavo che Fabio poi ti scriveva con me, già aperto prima che ho passato, ho detto proprio fermo, poi non ci voglio fermare. Poi domani lo vacchio. A posto, Fabio, state tranquillo. Domani deve ne acchia, Marcello. Domani Pensaci lo al culo. rompo lo cazzo, domani vado a fare una pizza domani. Quanto c'è crai? Quanto c'è crai, Va bene, va. ma
Vabbè, oi. Niente, Facciamo compa, li vedere. sentivo, non so quando. Comunque, la situazione è. Spiegami un attimo, intanto 2 secondi, com'è la situazione? Cioè, si può seacce ora, si può trasiacce ora. In poche parole, vabbè, come il resto d'Italia, spero, credo. Dalle 10 tutto a casa. Tutto a casa, fino a quando? Fino al 3 dicembre, no? Pizza, un mese, poi pastare, muerti d'oro. Fino a 3. Ha detto Fabio, ascoltando il tuo messaggio sulla pizza, ha detto: no, ne state a casa. La pizza. La pizza. E se diceva, e quindi tutto chiuso, cioè solo da sport. Tu immagini, per pigliare le birre te le bevi sopra la chiassa, è da sport. No, io ti dico, sto sostenendo lo pizzaiolo di qua del paese dove sto io, perché comunque è una situazione disastrata, quindi lo faccio almeno con faccio girare l'economia, voglio dire, anche se non ho voglia. Noi invece sosteniamo lo pizzarrone che faceva il pizzaiolo nel suo paese. Chiaramente. Beh, sono a 21, infatti mo chiacchiamo a quello che tiene la birreria, come mi spiega che prima mi ha detto sto cenando, ma che cazzo sto cenando? Ci può Risposto uno stare che da una parte. volta Steph faceva la diretta, lo chiamava l'una di notte e mi rispose dopo 2 squilli. Pronto, Robè? Oh, pensiero stavo Sì. sicuro, dice non ci richiamate, era rimasto male. Vabbè, Meno male che le chiamate almeno. va. Ehi, mi raccomando a te, va, domani mi ha fatto la pizza alla Gambusa. E certo che sì. Fabio, grande grande, ci si aspetta. Ha voglia. Ma stanno da sobbio. Ehi, e mettete i poster di Fagianotti, che non ne degno. Va bene. Ciao, Ciao. Aglio. Ciao, Roberto, bastoni. Sì. Ti Ciao. saluta. E niente, va. Qua non la moderata perché ovviamente quando si parla con un Fagianotto le parole. Come gli promesso, mo, gli chiamo un attimo a dov'era. Tanto qui lo sta cenando con il ricchione. A Macerva, a te che Macerva, a Latiano, Ocelie, Ocelie o Latiano o come cazzo si chiama. Non c'ho gli a chiedere. Oh, è pizza, nah. Buonasera. C'è Come si parla, in cazzo. italiano o in dialetto Ma c'è stasera? italiano, ma come ne fanno un guru l'italiano? Beh, C'è cazzo allora, ste combine tu yodel. no, tu bene o male hai capito che qua è zona arancione, ma tu c'è colore. C'è cazzo ne saccio, combine non saccio niente. Uomo, infatti io ho fatto sta diretta che capisco che cazzo ti succede. E lo sai che ho fatto la stessa cosa pure io? Perché televisione non ne vedo. La radio con Talamanca ha giocato l'antenna, te l'ho detto. Pizza. Sto fuori dal mondo in questo Meglio, periodo. meglio. Tu hai mai Sì, visto la villa pensa. di George Lucas? Sì, l'ho vista, li Di mostraccioni muerte sua. sua. O Ma monastero. sì, lo sbafo più totale. Sì, no, vabbè, non mi piace quello tipo di vita a me. Chiama Meglio la semplicità, compa. Robert De Niro, dice: ehi, andiamo a vedere il film stasera. Siamo in Italia, dai, pigliate l'aereo. Facciamo una coincidenza Ma con lo l'aereo. strapiglia al culo. Non De l'ho mai incontrato però, le muerte sue. No, Niro? sto George Lucas qua. Ah, sta De Niro. Sì, non l'ho incontrato mai. E No, allora mai, vedo mai. recentrato il lockdown, stai, Du ma vero bastardo. c'ha il suo mondo a parte. Sì. Ah, qua Nio ha detto l'Umbria è marrone. Sì, sono d'accordo. Ma non è solamente durante il lockdown. Sempre 24 su 24. Oh, ha detto Fabio, grande Alessandro. Oh, ciao Fabio. Mannaggia. Comunque, c'è Mannaggia cioè, la si dice miseria, pure no, stiamo a sempre. Latiano pure arancione, allora. Siete Penso di sì. arranciate Compa, pure io quando me ne torno dopo 2 giorni di fatica, ci cazzo, a me sempre lockdown, fisso.
Ma sto ne fanno di tutti cioè, tutti i Sì, ristoranti, non sappiamo più come comunque. fare, pizzerie, ma dei musicisti nessuno mi ha chiamato, ha fatto, ehi, I ma musicisti, ma ci ho scordato pure che serate, esistono io, guarda. no? Ma servono ancora cose? Ma Roberto, non ma lo stai so. facendo ancora serate? Sì, C'è a da fare. casa. Mica andare allo bagno, mica mamma. No, stamattina allora, prima volta che ho preso il caffè fuori dal bar, al fresco. Facevano freddo. E pizza. Sì, lo capite, caldo, ghiaccio è diventato, 32 secondi. No, vabbè, ma è strano. Vorrò caffè la mattina, tanto che altro, incredibile. Meno male che sta la macchinetta a fa dieta, perché almeno dà lo caffè. Ah, ma tu comunque stai a fatica, quindi stai per mostra è buono. Sì, per adesso sì, però prevedo, non lo so. Allora, lunedì dovremmo fare il test sierologico. Ti fanno una puntura tipo quando ti misuro il diabete, no? Prendono la goccia di sangue e vedono. Ti mettono quella boom senza lo digito, insomma. Io spero che faccio. Basta con il K1, poi te la pigli in culo tutti, no? Beh, sì. Vabbè. Sì, infatti sono interessato per vedere vari. Perché comunque chi ne sta godendo di questa situazione? Sono le supermercati, le farmacie, le banche e. C'è Sì, cazzotto. come il primo lockdown, quella Sì. cosa che ti fanno girare appena appena con la macchina a mezzo alla strada, allo paese, che poi c'è la limitazione, no? Non può andare da un paese all'altro. Ah, quindi non si può scendere da un paese all'altro, a meno No, che. no, 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 no. Allora io vado al lavoro con l'autocertificazione. Ok. Sì, perché se mi fermano, devo dire che loro poi magari vanno a controllare se tu effettivamente sei assunto presso quell'azienda Aspetta, ma e verificano. Se no, questo a rischi tutte col le culo nel ore o fango. solamente dopo le 10? Questo a tutte le ore da c'è No, quella. vabbè, a tutte le ore, perché se uno fa i ritorni che va lì, va per dire, no? Vai con l'autocertificazione, ti vai a fare la notte tranquillamente. Che cazzo. Non lo so, Così. perché stamattina ha chiuso Gianni in vari paesi, ma non c'è manco perché manco ci ho più pensato a sta cosa. Ah, picci Vabbè, ma arancione, perché qua mi sa voglio? che è ancora No, giallo, no, penso di sì, perché voi e la Toscana credo o no? che Aspetta. state messi meglio. Qui invece, compa, qualche giorno che sta aumentando i casi in tal paese proprio. Aspetta, ora lo facciamo vedere a tutti, eh. Aspetta, cancelliamo sta cosa Pure qua, ragazzi. gente che conosco, però soprattutto senza sintomi. Ok, allora, qua abbiamo la Puglia Da quello che so. arancione, la Calabria rossa. Dice, e ho sentito che stasera praticamente, come si chiamano, Presidente della Regione, da quello di Moca, che io non sono informato di politica, stanno bloccati. Juan, da come cazzo si chiama Ido? Sì. Vabbè, insomma, tu faccio Ido. stone. Vabbè, non mi faccio questi termini qua in diretta. Beh. Praticamente sta dando la facoltà ai genitori di decidere se mandare figli a scuola o meno. Ah. Cosa giustizia, Ok. quindi si scarica la responsabilità del genitore. Sto figlio di zoccola qua, e se cazzo sta a fare la muccolone? Scusate il termine, Ah, sai com'è. guarda, è diventata una vita talmente. Guarda, non esiste una serie TV, una simulazione di merda, più di merda che di questa che sta vivendo in questo periodo. Non lo so, guarda. È una situazione strana, ora mia. A Sì, proposito come non lo so, perché poi all'inizio ancora, compa, cioè tu immagina, pure all'estate prossima, con Bascia lo virus, no? Perché secondo me qua, come stanno messe le cose, passeranno anni. Se non succede, io spero veramente stavolta che i cristiani si svegliano, compa. Cioè, è l'unica soluzione, perché se no qua veramente, alla fame ce la spicciamo. Andiamo a mangiare uno con l'altro, già ne sta mangiando. No, non va bene, assolutamente. Mannaggia Cioè, noi eravamo Cristo. da fare la rivoluzione prima dello lockdown, boh, non lo so. Ehi, Continuo mostrano a le elezioni. immaginarmi.
Sono Guarda, le c'è viva la giornata, la situazione. Scusa, ci ho interrotto, Va vai, compagno. tranquillo. No, No, in America sto nelle votazioni. a vedere sì, quanta ave mi quant sta a seguire so figlia, fino a sì, ad te a lo seguire giuro. parecchio perché qua se la tirano fino a non so quando. E in pratica il Ministero della Sanità, anzi la sanità pubblica americana, ha detto anche quelli che sono infetti da Covid-19 che andassero a votare. Hanno rilasciato un comunicato ufficiale sul sito della sanità. Hanno scritto: Come si andassero a dice, votare anche affonda la quelli in. barca con tutte le Sì, avete c'è votato pure voi. Che cazzo di fut. Quindi, sì, è che abbastanza. puttanaio. È un puttanaio. Sì. Infatti, mo' Cioè, rivolta in ma mezzo non alle lo so, strade. Non si sta capisce un cazzo. sembra una vita senza senso. O sei impallato lo sistema qua della simulazione, compagno. Ce ne pensi? È Dai, dimmi. possibile. O Edelu, come si chiama? Hai presente il bruco? Aspetta, taglia fa una bella metafora, ma. Vai, vai. Ci vuole Aspetta. Marco, le so, per esempio. Oh, hai presente? Mo metto una foto perché gli ignoranti non avete la foto. Aspetta. Stavo sopra, sigillato, con fatto alla stanza. Così Ah, non mi sopra caga. stai? Ah, Sì, no, bella mica ci stanza. stanno i bagnoni, posso fare coglione Allora, video. Qua parecchio. alla nostra sinistra stanno bruco. No, poi alla destra il bruco sta un bruco che si toglie, diciamo, la sua stessa pelle. E poi sotto sta la farfalla che appunto esce fuori dal bruco. Allora, secondo me, mo con l'umanità stiamo al bruco e si sfascia tutte cose prima che esce fuori la farfalla. L'unico problema Secondo me sta è la cioè. farfalla. L'unico problema è che non è detto che la farfalla siamo noi. No, no, io dico Noi per me probabilmente stiamo. siamo lo bruco che faccio in No, culo. lo bruco già è passato. Non stiamo alla farfalla. Forse è venuto dopo la farfalla. Ma vola. Che se la farfalla vola, c'è da volare chiù. va bene, ma Qua sta volavamo capusotto, boh. Vabbè, sono curioso comunque di vedere come si evolverà la situazione, sia da parte della politica e sia da parte della gente. Questa Sì. è la curiosità mia momentanea. Boh, vediamo a breve cosa succederà e soprattutto dopo le elezioni politiche americane, perché poi praticamente di riflesso accadranno cose in tutto il mondo. Ah, quello sicuro, ed è proprio una specie di, come dire, una specie di grilletto. Sì. Cioè, ci vince Trump, allora ci sarà, e questa è la cosa più assurda, è come ci. Trump face parte della sinistra e Biden face parte della destra. Sono scambiati le ruole, non si sta a capire chi è un cazzo. Dice, Sì. vince Trump, Sono c'è più d'accordo. possibilità con il ripigliamo a livello di economia, i ristoranti, le pizzerie, tutto che è. Perciò Ido dice sempre, sì, ma sceglieranno con la mascherina, però i locali non rimane aperti, no? Invece ci Sì. vince Biden, si chiude tutte cose, No, io la sono cosa che pro non Trump a capiscono. sto punto. No, la cosa che non capisce la gente, almeno quelli da che seguono la politica americana tramite i canali tipo la Rai o Mediaset, tutti questi giornali italiani, che ovviamente non possono dire che Biden è un guglione, altrimenti tradiscono pure la sinistra, capito, in Italia. Sì, chiaro, Cioè, chiaro. Biden è un mezzo nazista praticamente, però cioè, in America si sa pure questo, ha Sì, fatto una guerra dappertutto, le muertacce sue. di che stiamo Quindi parlando. stai decidendo fra due merde. Quindi c'è da fare, eh? Le cristiane fanno ovviamente rivolte in mezzo alle strade, perché dice, o mi dai, come ho detto prima, all'inizio della puntata, hai detto, o da scegliere il panzerotto con la merda inta o la pizza con la Sì, merda sopra, sì, decidi tu. sì, 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 è vero. Comunque, parlando di cose serie, c'è te sentito ultimamente di musica? Mi asciuga. Ah, te l'hai sentito alla fine. Sì. Vedo, vedo. Io Sono le asciuga già. interessanti. Sì. Io le asciuga le sento già tutti i giorni perché la fatica mia è di heavy metal. Che miseria. Vedi quando ti ho mandato qualche vocal che macello Un ti casino si sente, porca sento. Sì, puttana. così è. Però stavo tranquillo, in un periodo che stavo abbastanza tranquillo. Puro che mi Buono. succo tesoro l'un giorno. Domani me ne farò otto, tanto per cambiare.
Oggi mi hanno dato la notizia. Ah. Niente, domani per favore, va bene, sì. Tanto è una cosa, non picca più tranquilla, me la faccio. Compa, cogli l'acqua quando piove. Che c'è cazzo da fare? Non è che Comunque, mi gioco leggiamo a un poco di. casa. Stavolta, a differenza dell'altra volta che me le sono fatte a casa ed è stato pesante, cerco di prenderla con lo spirito giusto, sperando che non succedano casini e poi magari ti fanno fare la quarantena a casa. Però stavolta Sì. mi paiono, se vanno pure accidenti. Ma scusate il termine. No, c'è cazzo. Sì, Negomba, come usted diceva prima, no? Come ha detto Conte ultimamente, lo stress non c'è. Ah, una cosa. Sì, vai, vai. Lo stress faccio bassa la difesa immunitaria. Sì, Comunque, prima che ti saluto e chiamo a quel grandissimo coglione che tiene un bar a Taranto, che non ci ha mai risposto prima. Leggivo un poco di messaggi qua sopra la chat. Uno ha scritto 6 milioni di margiali a Quantavono. Ah, perché si parla ancora della casa di George Lucas. Poi era di Susanna ha prima, l'era visto pure io. scritto: si stanno ubriacando con la Fanta. Penso che si Fanta. rivolge alla Gambusa. Poi Marcella ha detto: carne, Fabio. Sì, da si imbriacano pure con la Fanta O e con la frappè. Coca-Cola, no? Eh sì, Com'era e lo la frappè bocciata? pure. Era frappè. Poi ha detto: no, curo cucchiano di Pompeo. Se ci vuoi chiamato Pompeo, può essere. Tabacchino. Fabio ogni tanto scrive qualche cosa così casuale. Tabacchino ha scritto. Poi Poi zio questo una Nio ha cosa, molto. detto: tu sei giallo, meno male. Grazie, Antonio. Non ci sapeva. Ce diceva, La adesso. cosa bella, sai qual è? Che in questo periodo di merda sto a costruire un trituratore di spazzatura, di pattume, per Si è costruito in un trasformare. trituratore di spazzatura? Sì. Quello, le foto che hai visto è praticamente un trituratore di spazzatura per i tedeschi. Qui risolve le tenue, e poi Cioè, sono a ma quattro è soldi. grande o è una cosa Sì. tipo. Sì, è grande, la parte interna, l'albero che gira con tutti gli alberi è Ma tu lungo, la stai vedi la diretta in questo 60 metri. momento? No, perché sto al telefono, prima la Ah, diretta al ok. telefono, me la Ci sta abbiamo fatto vedendo. vedere un paio di trituratori qua. Ah, sì, adesso decisti scatto tutto un culo. Ah, quindi con quel Basta. tubo, eh? Sì, quella è una parte. Ah, questo è piccino, questo era enorme. Sì, è praticamente tutto intorno, dove si vedono tutte le frange, vanno montati tutti questi cazzo di alberi che girano. No, è grosso, abbiamo fatto prima la parte esterna, ora Forse stiamo facendo la parte interna. A gli chiedono un cagare i progetto. soldi, a cagare, buttarci loro. Qua c'è scritto motore, riduttore epicicloidale, Ah, parte tu li stai... forata. Scarico a bocca di coccodrillo, zona di frizionamento, Tu tramoggia. internet hai cercato. Sì, tramoggia di alimentazione, sangue di Giuda, c'è casino. No, compa, sì, poi i tedeschi, compa, lo controllo qualità è una cosa assurda. Sono proprio tedesche. Sì. Quando dici, gli Va bene, va. dobbiamo fare il culo ai tedeschi, dici, no, quello che faccio controllo qualità, gli dobbiamo, l'hai già fatto il culo. Cavaliere, io la faccio, chi è muerto. Allora, qua a parte Nio che ha detto tu lo brugo un capolo di ieri. Susanna Grande Nio, Serletti ha un detto saluto a Nio, il batterista dei Mesca. dei Mesca, come Susanna ha scritto Fuori di capo, c'è bella serata quest'estate. Trump ha vinto. No, Susanna, ti sbagli perché qua sopra lo Twitter di Trump, cioè qui era vinto, era miso già la fotografia che E era allora vinto. dice la merda. Allora, poi Pavarotti. Fabio dice: ci ste sbagli. A qua Tenens, pizza. Tenens, Stevenanz, Fabio. Io mangio a trovare dei becks. Susanna sempre scrive: noi ne sta trituriamo le cuglioni. Francesco Grande, Memmola, facci le dita. vuoi fagiano? Buonasera, Francesco. Io me la già scelto di durare coglione, Io non ti faccio l'ordine. Marcello ha scritto: io saccio cucciladene quando dice ignorante. Non saccio che cazzo. Esiste leva la pelle, butta di Fra di sangue. loro c'è il messaggio. Ah, Fra di Nio, telecommenti, scusa. Antonio ti risponde con ciao compà, con lo cuoricino. Ciao Antonio, grande.
A posto, Alessà, e mo vedo ci chiamo quel grandissimo cuglione bastardo di Marzio, io se vediamo ci mi risponde stavolta. Vabbè, io continuo una tropica, tanto resisto ancora. Però qua ne trituriamo qua. Va bene, un abbraccio a tutti. Ciao, aglio. Ciao, Bedomè, mi raccomando a te. Non ti preoccupare. Ciao, vabbè. Ciao. Ok, visto che l'album dell'SDC esce il 13 novembre, era gli ho cattato perché bisogna sostenere queste persone che non hanno soldi. Ovviamente. Però nel frattempo, siccome non ci potevo aspettare, comunque l'ho già trovato. Però, siccome non ce lo potevamo sentire tutto, vi faccio sentire solamente i primi 2 secondi di ogni singola canzone. Cioè, dici, proprio le... Cioè, no, mi bloccano, capito? Non ci posso far sentire le canzoni. Queste qua. Vediamo se si sente. Solamente 2 secondi, eh? Questa è la prima. Adesso sento un cazzo. Vediamo. Prima canzone. La seconda si chiama Rejection. Adesso è Shot in the Dark, l'avete sicuramente sentita già perché è stato più singolo. Quindi non c'è manco bisogno. La quarta è The Through the Mists of Time. Che cazzo è, non lo so. Poi c'è la quinta, Kick You When You're Down. Lockdown. Poi c'è Witch Spell. Poi c'è Demon Fire. He loves to drive him crazy. Poi c'è Wild Reputation. C'è che quello basso questo. Poi c'è No Man's Land. Poi c'è Systems Down. Poi c'è Money Shot, questa è una capo canzone. E poi c'è Code Red. E niente, va. Vi ho tenuto pure la fortuna che vi sentite in anteprima. L'inizio di 12 canzoni dell'ultimo album dell'SDC, 6 giorni prima questo. Porca puttana. Io avrei messo gli ultimi 2 secondi. Ci vuole lo facciamo un to'. Anto, ci vuole lo facciamo. Queste proposte mi piacciono. Ma Neo è quello di Matrix, Sine, Susanna, Idue. È lui il colpevole. Gli ultimi 2 secondi. Come cazzo mi fa? Aspetta, eh. Vediamo. Gli ultimi 2 secondi. Sentiamo. C'è cucchione. Ok, questa è una. L'ultimo 2 secondi della seconda. Ok. Poi la quarta, l'ultimo 2 secondi. Beh, spicciano più o meno uguale. Questo è diverso. Hanno fatto dei finali abbastanza suonati. Tutte quelle note tenute. Ok, un'altra ancora. Questa è una richiesta di mio agno, io non esercito niente. Poi questa. Poi quest'altra. Ah, questo culo mi spiace.
è questo. Sempre quello vibrato, a posto, ma... Chiamami Pizzarò, ti do la testimonianza Covid, mannaggia Cristo. Questa è una cavo puntata, bagno. Ce lo dico. Che cazzo stai qua? Ebbene sì, testimonianza di Copiz 14. Ma c'è questo casino? Non ci suona però, ma come cazzo? No. Non ci sta suona. Ah, mo sta suona. Ehi, Oh. speciale un altro puttanato. Come l'ultimo delle puttanate? Che è fissato questo qua? Siete tu per soldi, sono a Vononenza. Ehi, Sono ma te tutte le le canzoni uguali, sono a fanno. Beh, non mi cagalo, cazzo, cammin. Mi sento l'ultimo album, pare che abbia sentito Ma l'hai un sentito album l'ultimo di album? 30 anni fa. No, solo il singolo ho sentito. E vaffanculo ancora. Io ho sentito tutto l'album, ti dico che è diverso. Vabbè, usaccio quello che faceva sì, che in faccia Angus. In faccia Angus, si può in faccia io. Ehi, comunque. Di. Ma te l'hai scaricato lo DVD del Mr. Bungle che ti ho mandato? Sì, ma lo vidi quella sera, lo vidi tutto. Sì, ma te Bel l'hai video. scaricato? Che si vede buono. Sì, ma l'ho scaricato, ma l'ho scaricato, che dico, già l'ho scaricato. Stai da Vabbè, parte, stai. vai, testimonianza Copiz 19, com'è sta storia, com'va? Che ti viene la tosse. Inizio c'è Viene la tosse e testimonianza. poi. Ti viene la tosse. Parecchio forte pure. Sì. Poi perdi il gusto e l'olfatto. E comunque dura parecchio sto cazzo di disturbo qua. Non me l'aspettavo. Ma Pensavo che una settimana mi coglieva io. Lo secondo tampone già vai. e Invece invece no. quanta te l'hai tirato in tutto? E io sono stato male la prima domenica di ottobre, se non mi ricordo era 4. Sì. Poi dopo 3-4 giorni mi hanno fatto il tampone e credo sia stato positivo. E poi la negatività l'ho avuto col tampone di lunedì praticamente. Martedì poi mi hanno dato la negatività. Quindi praticamente un mese scarso. C'è cosa hai fatto con risolvere la situazione? Niente, solamente usato integratore, mi dici sto cose di Ha sto genere? fatto più danno che un resto, roba. Cioè? Sì, ho preso il cortisone, che non l'avevo mai preso, sempre sentendo, per esempio, alla vicina di casa nostra aveva avuto il Covid e ha detto no, per la tosse ho preso il cortisone e mi è passato. Io ancora tengo la tosse, tra virgolette. Sì. Beh, sentendo così, sentendo pure un farmacista, amico mio, io convinto lo medico come de lo cortisone. Cortisone. Non l'avevo mai preso in vita mia il cortisone. Dopo 2 giorni mi ha venuto una tachicardia, mi ha chiamato pure 118. Pensavo che moriva. La miseria. No, è stato veramente strano perché un disturbo così non l'avevo mai avuto. E Scusa. quel giorno pensavo fosse ansia, fosse panico, capito? Sì. E invece poi dopo gli altri giorni mi veniva sempre, però in forma più lieve, perché stavo pure abbassando la dose di cortisone. Poi quando ho finito il cortisone, dopo 2 giorni non mi è più venuto questo disturbo, allora ho rifatto aumento locale e ho detto no, sicuramente è stato pure un farmaco. Invece Chiaro. proprio lo cuore pompava proprio, manco ci stavo in bicicletta in salita, Ma 160 batte era arrivato. Sì, mi ha spaventato proprio assai. Dopo questo ho detto boh, ma non gli piace più niente, aspettiamo che passa solo. E in effetti così è andato. quindi hai fatto fatiale lo sistema immunitario in pratica. Se è addormisciuto non picchia, è morto suo. È stato 4 settimane. Ci va muerto. Scusa, ma quindi a C è positivo e magari, cioè comunque lo sapevo lo medico tuo che ieri è positivo. No, l'ho
praticamente io sono tornato dal lavoro con la febbre e diciamo mi sono allarmato perché io abitando con mia madre che è anziana non Chiaro. volevo rischiare di far passare la cosa così, no? Quindi il giorno dopo ho chiamato il medico di famiglia e ho chiesto, non è il caso che facciamo il tampone così ci togliamo il pensiero dalla mamma? Insomma, dopo 2 giorni mi ha segnalato un medico, mi hanno chiamato al centro prevenzione e sono andato a fare drive-in come l'hai fatto tu per Pia. Sì. Un giorno dopo, appena mattina, mi chiamano qui, guarda che lei è positivo. Pizza, dico io. Ma cazzo l'avevo pigliato sto kit è muerto qua. Allora mi fa tutto il tracciamento dei contatti e parte tutta la trafila. Io nel frattempo comunque tornando da lavoro quel giorno già era pigliato qualche precauzione dentro casa, no? Per esempio rimanevo sempre nella stanza, quando uscivo mettevo già la mascherina e però mangiavo con mia madre e cioè per mangiare mangiavo sempre con mia madre, quindi la paura mia che si fosse infettata in quel frangente, no? Quindi grazie a Dio, quelle poche precauzioni che ho preso i primi giorni sono bastate e poi mi ha isolato completamente qua intro e ho fatto la vita da eremite. La E miseria. niente. Quello è il fastidio più grande, che se abiti con qualcuno devi stare attento a non infettare gli altri. Soprattutto c'è parecchio Almeno anziano. come la più vissuta io, perché a me i sintomi non erano né gravi né allarmanti. Quindi Io tenevo pure, ho usato Rimo, però mi misurava sempre la saturazione, stava sempre a posto. dico, ma quindi C1 è positivo e ha pure qualche sintomo, è sua premura recarsi all'ospedale o dall'ospedale ti dicono curati a casa? No, ti chiamano dal centro prevenzione regionale o provinciale nel caso nostro, vabbè, provinciale a tutti. E Cioè. loro ti fanno, diciamo, un check-in, diciamo, a telefono, ti fanno una specie di questionario, no? Sì. Siccome i sintomi erano blandi a me alla fine, anzi, i primi giorni pure ce l'avevo, sapori e gusti, sapori e odori, sentivo tutto. Sì. E quindi per loro non era da ospedalizzare. Comunque hanno detto sempre: se vedi che cominci a respirare male o accusi sintomi più gravi, chiama il 118 che se la vedono loro. E infatti quella sera così feci. Poi i ragazzi del 118 mi dissero: vedi che già ti sei tranquillizzato, è inutile che andiamo in ospedale perché là è peggio, sta in situazione di merda, resta a casa che vedrai che ti passa. Non ci torno parafrasato, cioè significava sta una situazione di merda, no? No, sono stato proprio così, anche perché era un paesano, Gruppo 118. Non Ah, facciamo ok. nomi, però era un paesano. Ok. Era sovrappeso. No, no, non c'è di qui, è un nord paesano. Ok. Ed il nodo. Vabbè, va. E niente. Sto Covid ha rotto Ha rotto parecchio lo cazzo, però il cazzo. sta Ma cosa. mo' è arrivata un'ondata anomala proprio. Cioè io ricordo mo quando era partita la seconda ondata che loro dicevano al TG: ah, stiamo quasi per superare la soglia psicologica dei 1.000 contagiati al giorno. Sì. Io so, ci sono arrivato quasi a 40.000, mo' sbunnato proprio. Sbunnato Otro oggi. caso, soglia psicologica. No, ma Non ho questa la. capito proprio niente, ma anche la gestione delle ASL è dozzinale proprio. Sì, no, non si Fanno un capisce sacco un di cazzo, a me lo errori. dici, no, non si, non sto ne Ti capisce chiamano in un ritardo, mandano email a cazzo del cane. cazzo. Cioè, a gente hanno mandato referti di altra gente con altri nominativi. Assurdo proprio. Sì. Sì, Convocazione via email con altri nominativi di come ti altre dissi, persone. Stanno proprio nel pallone. a figlio, ma era fa la c'è cazzo, era fa lo test, Edda era obbligatorio che facesse il test, ma noi da genitori che vivimo qui Edda non è, e noi che dici che a uno di 6 anni si può chiudere entrare nella stanza sola Come le isolamente, gestisci i bambini? Come le gestisci in capito? casa? Però noi non era obbligatorio, cioè loro non ce l'erano a fare proprio tampone, solamente la piccina, tipo, ma che cazzo di Poi se era ragionamento positiva è dai lo a favore voi, è, per favore. capito? No, la cosa gestita. Ma poi tra l'altro la cosa più interessante che si diceva pure prima,
E dica, per quanto se ne parli, capito? Sì, in Svezia sono cuglione, ma sono tutti così. Per quanto i media, comunque, al di là di quello che possono, comunque, della attendibilità che i media possono avere, però in Svezia la curva dell'infezione è la stessa di tutte le nazioni europee, anche se loro non hanno adoperato lockdown e non hanno adoperato le restrizioni ai ristoranti, tutte queste cose qua. Quindi vuol dire che come vai, vai, sta cosa comunque non la pigliamo, Vabbè, cioè. ma magari là pure avranno geneticamente qualcosa di diverso a livello di sistema immunitario, qui Ma può comunque essere anche, può abitano al essere. freddo, altre situazioni climatiche, altre cose che si mangiano qui, cioè si Può essere, sì, mangiano può essere pure una. il Che cibo so. d'Arabia, e da si mangiano altre cose. Non so, se mangiano. Se mangiano le cozze qui, se mangiano sapore sono le cozze. Le cozze viola, non lo so. Però sì, interessante vedere come cazzo vi spiccia sta cosa. Comunque, buono che è tornato. Io la prima volta che ti ho chiuso in tutto Si mi hai torna, fatto però ti preoccupare. ripeto, sta tosse continua. Perché pure la vicina di casa mia, per esempio, ha detto che ancora accusa dei sintomi debilitanti, si sente Comba, debole. io dicembre 2019 ci cioè facemmo il tour con Levi Wood, ci cioè eravamo di Milano, partemmo fino in Sicilia e Me l'ha tornai a Nate. raccontato, Ha benissimo, stato vero. solamente a tossire, tutte, e ancora secondo me si tossisce. Non ci usaccio, ma penso che stai ancora tossisce. Quindi sì, è capace pure che è difficile che ti lassa sta cazzo di cosa. Non caga cazzo, proprio di tre cuire tremendo. Comunque dai, speriamo che ti Poi però lassa. il disagio de dell'altra gente che sta male per altre cose, o va in Sì. Non ospedale e le trattano, cioè non li trattano ce perché li magari trattano stanno proprio. incasinati e trascurano, capito? Eh sì. Trascurano. Anzi, Anche gente Zianima. che ha da fare visite adesso, tutto bloccato. In ospedale adesso si fa solo per l'emergenza. Eh sì. E qui il disagio è più grueso. Più grueso. Perché In i Inghilterra. numeri portano a questo, In Inghilterra 42% dei morti sono di persone che non potevano più andare all'appuntamento delle loro vecchie malattie. Sono stato a casa per paura di non ingolfare più il Covid, praticamente, e è un morto così. Zianama, per esempio, teneva un problema di leucemia, ha detto curatelo a casa. Cioè, leucemia non è che è proprio una cosa normale, voglio dire, no? no, E purtroppo assolutamente. non ce l'ha fatta, capito? Cioè. 4 mesi durante il lockdown a marzo, quando ha azzeccato proprio la roba forte, capito? Cazzo da va. Qui sono le storie brutte. Che Comunque, Fabio paura. ha detto le foche. Si mangiano le foche. Interessante, come lo fanno? Un panato lo fanno? No, non lo so, in Svezia ci sono le foche. Fammi vedere. probabile. Foche in Comunque mi Svezia. sembra, sì, mi sembra una fauna papabile per quella zona. Poi te la vedi sta fotografia che ci ho beccato. Sto Che parco, si fotografia? chiama il Parco Skansen di Stoccolma. Questa è una fotografia di una foca. Allo Parco Skansen. Vabbè, va. Ehi, è comunque bueno che è tornato. Hai detto, io la prima volta che ti ho chiuso in tutto la voce dopo era preoccupante. Poi già dopo 2 giorni ti sentivano poco. C'era un mix di ansia Preoccupazione. e di preoccupazione, comunque pure di malessere. Te Comunque alla credo. fine io ho avuto febbre per un giorno soltanto. In una notte con la tachipirina mi ha passato la febbre. Ah, Poi ok. ho avuto diarrea ai primi 2 o 3 giorni. Comunque mi è passata con i fermenti lattici. Mal di testa ricorrente. Qui sono il disturbo. Per chi l'ha presa così, perché onestamente Sì, c'è chi è capisco stato la cosa. male, ma anche i ragazzi sono stati male. Sì, Cioè, sì, sì. stavo su un gruppo Facebook che c'era gente sportiva che comunque è stata male in ospedale, se l'è passata veramente male. Da Dipende sempre dal sistema immunitario come sistema immunitario risponde. che tiene, certo.
Ed è, tra l'altro, come ho conosciuto pure, cioè non lo so se ci è mai capitato, ma io ho conosciuto pure tipica, non ho avuto in tanto giorno, sono scrollato di dosso e ho camminato in alzo. Oltre che sono ancora guaiate. Incredibile sta cosa. Comunque, l'importante è che tu stia buono, ma. Oh, speriamo che turno stante corpo di pizza, qua non mi pigli arredo. Speriamo che torna a No. fatica. Ah, a proposito, come Dovrei ti hanno essere trattato? coperto per un po'. Cosa? Come ti hanno trattato a Fatia? Cioè, ieri tipo cassa integrazione, c'è cioè, cazzo No, di malattie? malattie, Vabbè, c'è più malattie di così. c'è che però fa. Chiaro. Chiaro. Vabbè, vai. Oh, mi raccomando, A c'è cosa? mo. E c'è cazzo Se ne sai? mi raccomando, roba, qua quanto è piglia che lo pigliamo a rete. Non Cioè, lo non... so, guarda, c'è da stare attenti sicuramente. Mascherina Sicuro. ovunque, precauzione Però pensare pure, capito, negativo ovviamente no, è pure un'altra cosa che bisogna evitare. È un'altra precauzione che bisogna prendere. ovunque. Sì. Cioè, non che ti ha pensato solamente negativo, intendo lo contrario. Sì, le precauzioni, guarda, Sì. funzionano. Le precauzioni funzionano. Qua dentro casa con mia madre hanno funzionato, quindi funzioneranno pure all'esterno. Mette Bravo. mascherina, igienizzi e basta. E Qui vaffanculo. a un mercato ti sputano in faccia appena ti viene lì. Tu non arracca. Vabbè, dai. Vabbè, Fabio chiude con un facito per un campare. Io sto con già lo terzo qua, Fabio. Vabbè, ma Vabbè, comunque. grazie della testimonianza, compa. Vabbè, ci Raccomando a sentiamo te. presto. Va buono. Ciao ciao. Ciao, voglio. Niente, mo chiudiamo con il bar. Intanto invitiamo tutti qua. Quanto siamo? Prima eravamo 18, mo siamo 10. Tutti tenendo paura. Dell'Ucopiz 19 qua. Sempre un buon momento per fare sempre pubblicità. Aiutate tutte le bar, ristoranti, catenite a turno, mi raccomando, non facete gli stupidi. Foggiano sta la gambusa. A Taranto sta sto pizzarrone che sto per chiamare. Cacimò mi dice ancora che a ste cena lo manno a fanculo. E dimmi risponde. E poi chiudiamo. Con prosecco oppure con gin? Io mi sto facendo uno spritz con lo prosecco. Però sto buono, ma che ho finito. Chiama calore pure a sto punto. E pizza puro Con a te, calore ma sto che pure, cazzo. Cucci che eh. stai? E Bastate con calore. passi mai id, dai. No, attevole. Vabbè, bocca sangue. Cuso e sangue d'un cuso. E cazzo stai facendo? La stai calato uno con l'altro? No, per fortuna no, per A fortuna posto, no, va. almeno al momento. Poi Scusa, non ma... escludo. Ma mica avete fidanzato, mica potete stare insieme a casa qui dove? Com'è? Avganiamo congiunto. Ma Un numero con la finanza pronto non tengo? ho capito. Un numero della finanza pronto lo tengo? Vai, componimento veloce. Va bene, va. Ci sto... Sbagliate. Sì, mo, ste spicciamo qua. Che prima gli ho chiamato a Curupizzarone de Marzio, sto cenando. Una volta gli ho chiamato Dai. all'una di notte, mi ha risposto dopo due squilli. Pronto? Fino a tempo uno deve fare alle mani, va. Puttana, io sto cenando. Vabbè, va. Vabbè, voglio. Passamelo, va, passamelo. Na, Fammici na, na. cagare Sto facendo una partita a risico. C'è Na, cosa? 5-3. Vai, ciao. Ci ha pigliato, mangio. La Lazio ho conquistato, mo, vabbè. Cioè, voi siete asciugati a risico? Sì, c'è cazzo di famoso di Chico qua. Ma quanta siete ancora a casa? L'altro futtanino qui che mi fa l'amore di quest'ultimo. Comunque, rispetto al primo lockdown, la comunità Fata Morgana è cresciuta, Sene? A eh? Ah, posto. scusa, siamo a Montezarena, non siamo a Fata Morgana. Ah, ok. Scusa, ma oltre alle birre ste spacce pure mo c'è cosa? Se spa calore, no, quelle robe di calore, spaccio. Ah, ok. E Comunque, dimmi, isola. qual è la situazione per i bar? Il bar, siamo chiusi.
Ma certo. arancione, compa. Io capito, ma io la televisione non ce la pizzico mai, c'è cose. Ecco, beh, attacco il computer lo tiene però. No, ne, tu me la dici, ma che cazzo succede? Ma c'è ora da chiudere. Niente, i bar non aprono proprio, possono fare soltanto asporto o domicilio. Fino alle. Sì, a domicilio, c'è battuta di merda, A dici. domicilio. Bar, ristoranti, pasticceria e gelateria, tutti chiusi. Ok, e come ste va? Ste bueno o ste va a merda? Che cosa? Tu, come stai economicamente? Stai buona la cosa? E c'è cosa fascere? Vabbè, non vi dica, non ci sto a fare io proprio. Devi Il muoverti. primo, oggi è il primo giorno ancora, che ieri, da oggi è scattato il coso. L'Umbria c'è cos'è? Gialla, no? Che cazzo ne sa, mi sa gialla. Sì, è gialla. Sì, ma non ci L'arancione è sa. soltanto Puglia e Sicilia. E Le rosse Calabria. No, sono... No, la Calabria è Calabria è rossa. rossa proprio. Ok. Rossa, Calabria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia. Più tutti comunisti, so già. C'è cazzo un culo, eh? La Campania, che sta muovendo, è addirittura gialla. Perché da sono fatto la rivolta e sono cagato in quello. Frate, ma lo tracerei per trovare la bottiglia di champagne. Da, frate. Ah, sì? Eh sì, a provincia di Salerno, sì. Saluto, mo' colusiente, a modo mio. Chiamalo. Vabbè, va. Ma stai facendo la diretta? E Certo. come cazzo non arriva un avviso e niente? E non avviso. Avevo la chiuditto che era a fare la diretta. E se poi Sì, ma l'hai pizzarrone detto tu ancora. oggi pomeriggio, ma non l'ho letto su Facebook. Niente, comba. Tu, mancanza di clienti, ti sta imbriaca di chiuso, secondo me. A voglia, ma hai portato lo spillatore a casa, sto ucciso. Con il fusto attaccato direttamente. L'avevo fatto già fuori in un fusto in 5 giorni. Come ho attaccato Apposta. l'altro. Va bene, va. Ci Chissà. muore, Trump o Biden, dice Calore. Ci muore o ci vinci? No, ci muore, l'ho accusato. Biden sicuramente, c'è A noi già le muerte muerto. interessa, non li vive. Biden, danci un'altra parte di settimana, è muerto. C'è poco Sì, quello video. vince e poi entro Natale muore, sicuro. Sì, e poi ste ci lo mette, capito? Cioè, ci lo sostituisce, non ti preoccupare. Comunque, va. Non so quando facciamo un'altra, c'è in casa poi vi avviso. Vabbè, tu manda i messaggi su WhatsApp direttamente, perché Facebook non è che qui tanto lo Sì, utilizzo. tu sei anti-Facebook, lo saccio. Bravo. Vabbè, va. Comunque, dai, valio. Voglio. Sentivo. È un bello carne, tutti quanti in estate, da. Carne a tutti, da parte di Roberto. Grazie, ringraziano. Qua sono Grottagliesi. Grottagliesi pure tu. Pizza. Forse uno di Fusano. Ma tu scegliesi, Madonna, Brindisino proprio è qui. Vabbè, loro a teleconto ce Manco tu lo sai, l'hanno dove cazzo sono tu, ognuno che sto a casa tua, ma che facendo pure. Ma cazzo. dice. Questo no, questo uno non l'ha riconosciuto 2 giorni fa. Ancora Ah, non sa, ok. buono. Vado a Va bene, canoscere che ancora. asciuga il riso, guarda che sbuona Va, va. fisso. Fa risica Ciao. la capocchia, da, va. Risichiamo la capocchia, ciao. 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 Vabbè, va. E niente, ho fatto una bella diretta stasera, va. E niente, vediamo alla prossima. Mi raccomando, leggo l'ultimo messaggio qua. Alessandra ha scritto le foche bionde. Facendo un campare, vabbè, l'ha scritto già prima Fabio. Ma Purdoe, Beddo, Cosimo Piccino ha scritto l'unica finanza è Bamba Michele. Giusto, Cosimo, teniamo pure una puntata su Bamba Michele che mi fa prima o poi. Abbiamo il personaggio che può raccontare Michele e ci non ce l'avete capito. Aceto Fagiano già lo sape, ci può essere. Poi c'è Roberto Borsci. Nah, casa mia si vede. Buonanotte, Robè. E poi c'è Der Gabriel. Tanti saluti da Milano. Mannaggia, ci dà un Der Gabriel, ciao, voglio tutto a posto. Tu lasci sempre belli commenti sotto i video, mannaggia a te. Mi raccomando, da Milano, che cazzo succede? Milano. C'è altro? Niente più. Niente, vi mando con la sigla. Alla prossima diretta. Mi raccomando sempre, pigliate un link della diretta e mettetelo tra qualche pagina di persone serie. Oppure, capito, condividetelo a una manna. Facciti pensare che è una cosa seria, capito? Che magari i cristiani si connettono.
e la smettono, capito? Cagano lo cazzo. Zona rossa qua. E magari Der Gabriel, la prossima volta ti chiamo pure a te. Se mi dici un po' cosa se succede da Milano. E niente, bella, bella sta puntata. Forse poteva chiamare qualcuno altro, però dai, è stato buono. Tanto non è che mi ha fatto forza la chiamata di Gesù. Stefano dice Monteleone, Nio, le muerti tu. Che cazzo ti ha fatto Nio? Va bueno, così poi tengo pure un altro che stia a Torino. La prossima volta vediamo che succede a Torino e a Milano. Che mi sa che tutte e due siete zone rosse. Anche se questo di Torino mi ha scritto che i cristiani si stanno fottendo uno cazzo delle restrizioni. Ma vedere se luccicato, guagnò. Tutto molto bello, mi raccomando a voi. State sempre in guerpo, saluto a tutti. E grazie di tutto, insomma. La puntata poi la carico sia sopra YouTube e domani sicuramente sopra Facebook, dai, se disponibile comunque. E niente, va, sigla finale, carne a tutti, ciao belli. Tu che